Ma l'Italia a metà 800 non esiste. La penisola è divisa in 7 stati diversi. Il nord è sottomesso alla dominazione austriaca. Il centro è sotto il potere temporale del Papa. Al sud ci sono i Borboni. Torino, dove Cavour nasce nel 1810, è solo la capitale del piccolo regno di Sardegna, uno stato identificato col Piemonte, sotto una monarchia retta da Casa Savoia, in un clima politico-sociale che Cavour considerava opprimente. I grandi moti del 1848 e 49 non avevano portato cambiamenti territoriali. La prima guerra di indipendenza è persa. Il re Carlo Alberto abdica a favore del figlio Vittorio Emanuele. Ma a Torino resta in vigore uno strumento democratico, lo Statuto. Tra i suoi sostenitori più accesi, proprio Cavour. Ci voleva la libertà. Lui adopera la parola libertà, non adopera la parola democrazia. Cioè bisognava liberare il paese. Quando la storia accelera, quando con il 48 la politica diventa una cosa non solo di palazzo ma anche di strada, di piazza, lui c'è e c'è con questo grande strumento che è il giornale. E lui si inventa il Risorgimento proprio come espressione. Quindi in questo senso, anche in senso tecnico, Cavour è il padre del Risorgimento. Un padre del Risorgimento dunque, con un disegno preciso, liberare la penisola dalla dominazione straniera. Forse Cavour non ha ancora in mente l'Italia unita, di certo però pensa almeno all'estensione territoriale del regno piemontese, un progetto che dopo il 48 e dopo la sconfitta nella prima guerra di indipendenza sembra solo un sogno. Poi 4 anni dopo tutto comincia a cambiare. Vittorio Emanuele nomina Cavour per la prima volta presidente del Consiglio del Regno di Sardegna.